Quando si tratta di contenuti shock, dico poche cose mi sorprendono e se lo facessero avrei anche molta difficoltà a creare contenuti per questo canale. Sapete benissimo quanto sia difficile che un contenuto shock possa colpirmi in maniera così profonda da ammetterlo, anche perché ho un certo orgoglio su questa cosa. Non sto però dicendo che questi video mi piacciono o che nulla possa colpirmi. Su questo canale avete avuto tante volte la dimostrazione che se qualcosa arriva a farmi schifo, non ho nessun problema a dirlo. Potrei citarvi tanti esempi, come per esempio Miss Pac-Man o Three Guys One Hammer. Ovviamente quel video è incredibilmente brutale, senza dubbio, ma non è il gore che mi rimane in mente guardando quel video in particolare, bensì la storia dietro il video, cioè un tizio che è stato pescato a caso per strada, che aveva una famiglia, aveva appena sconfitto il cancro. No, doveva essere il divertimento di tre ragazzini stupidi e sadici. Quindi è questo ciò che mi colpisce, non tanto il fatto che faccia schifo, perché alla fin fine è uno spavento e lì rimane, è la storia, è l'angoscia dietro questa vicenda. E infatti questo è il genere di cose di cui parleremo oggi. Un video diventato davvero famigerato su internet per essere di una brutalità unica. E cosa mettersi per parlare di questa atrocità? Ovviamente la maglia più indicata, quella di Barbie con su scritto Bitch Please. Potete trovarla su Pampling. In questo momento è in corso lo sconto del 50% su tutto il sito e il 5 per 50, quindi con 50 euro vi portate a casa 5 design diversi e soprattutto unici come questo qui. Utilizzando il mio codice sconto Gematria otterrete anche uno sconto aggiuntivo su tutto quanto e delle calze gratis. Adesso, il video in questione ha una fama pessima a causa del fatto che, ovviamente, si tratta di un video di un cartello ed è un video di castrazione. E quando vi dico questa parola, potreste pensare al fatto che stiamo parlando, non lo so, di un'operazione chirurgica, di un qualcosa fatto con delle forbici, un coltello, qualcosa di questo tipo qui. No. Il metodo che hanno usato è stato un pitbull. E no, non l'amico nostro qui. Hanno usato un vero pitbull e gli hanno dato in pasto un uomo, in particolare le sue gonadi. Fa abbastanza schifo, vero? Sì, ma averci a che fare molto di più. Il video è estremamente esplicito e non è stato facile per me da guardare. Potreste chiedervi la storia dietro questo video, ed è importante dire che anche se c'è una narrativa che circola riguardo a questo video, per quanto mi riguarda non è verificata al 100%, quindi io ve la posso pure raccontare e lo faccio, ma dobbiamo anche capire che con le informazioni in nostro possesso potrebbe non essere la vera storia. La storia intorno a questo video, in relazione alla vittima, era che fosse un rapitore e un predatore di bambini. E sì, se uso queste parole sapete perché. Questo è tutto ciò che sappiamo realmente riguardo alla storia dietro questo video, ed essenzialmente ciò che accade nel video è la punizione per aver fatto queste schifezze. Ma è importante notare che questa storia, o forse sarebbe meglio chiamarla teoria, non è mai stata confermata. Quello che sappiamo è che le persone nel video parlano in spagnolo, la maggior parte delle persone specula che fosse in Messico, perché cartelli, Messico, e la maggior parte pensa che fosse appunto legato a un cartello. Non ho trovato nessuna informazione che porti ad un cartello in particolare, però la maggior parte delle persone dice che è qualcosa legato ai cartelli, quindi c'è da dire che di solito in questi ambienti le persone vengono punite in modo appropriato al crimine, tipo legge del contrappasso. Quindi un informatore prima dell'esecuzione potrebbe avere la lingua tolta, ad un ladro tolgono le mani, cioè capito, qualcosa che abbia senso come punizione, secondo loro. Quindi, quando vediamo un pitbull che viene spronato a mangiare parti intime di un uomo, possiamo supporre che abbia approfittato di un bambino o che abbia aggredito qualcuno. Questo potrebbe essere vero, così come potrebbe esserci la possibilità che la moglie di un membro di un cartello abbia tradito questo membro con questo tizio. Ed effettivamente anche qui come punizione avrebbe senso. Quindi, nonostante le accuse, c'è anche la possibilità che questo tizio, vittima di questo pitbull, non abbia approfittato di nessun bambino. Infatti, a volte certi video sono abbelliti o comunque sia edulcorati e sensazionalizzati rispetto a quella che è invece la storia vera. Chissà qual è la vera storia dietro questo video. Spero che sia quello che la gente dice, perché se fosse vero avrebbe meritato ogni secondo di ciò, secondo me. Ma se non lo fosse, renderebbe il video molto più disturbante. Dopotutto lo sappiamo benissimo che i cartelli messicani hanno una loro morale discutibile, usiamo questa parola. Comunque, parliamo del video. Inizia con un uomo a terra sulla schiena, due uomini
uomini che gli tengono le gambe aperte e sostanzialmente viene trattenuto. In totale ci sono una vittima e 5 aguzzini e anche 2 pitbull. Per inciso, a me i pitbull piacciono tantissimo, sono dei cani pagiocconissimi quando educati come qualsiasi animale. Ma sì, il video inizia con l'uomo a terra trattenuto e le gambe sono tenute aperte. Il tizio non indossa niente e all'inizio del video il cane ha già fatto la maggior parte del lavoro, quindi il tizio è lì senza un pezzo di corpo, solo un grande pasticcio di carne dove dovrebbe esserci quello. A questo punto è praticamente un eunuco, una cosa del genere. Il video inizia infatti con il cane che mastica pezzi di carne e insomma tira, morde. Fino a questo video non avevo idea di quanto fosse elastica la carne umana, ma mi sono dovuto ricredere e preferivo non saperlo. Ogni volta che il cane mangia un pezzo, torna indietro per un altro, tipo buffet. Probabilmente era anche affamato. E durante tutto il video la vittima, e dico vittima perché non sappiamo al 100% se ha fatto ciò di cui è stato accusato, viene trattenuta imbavagliata in modo che non possa urlare. A volte però il bavaglio viene via e lì si sentono degli urli devastanti. Sarò onesto ragazzi, come video shock penso che sia uno dei peggiori che abbia mai visto. Probabilmente semplicemente perché l'ho visto in quanto uomo e insomma, già mi rendo conto di quanto faccia male un calcio, figuriamoci questo. Funky Town è stato brutto, Ghost Rider è stato brutto, ma questo... Dio mio, più che altro perché punto 1 non riesco a immaginare niente di più doloroso di questo e punto 2 immagina anche sopravvivere dopo questa cosa ma dover essere costretto a vivere così, cioè qua non si parla neanche di disturbo post-traumatico da stress, si parla proprio di continuare a vivere così. E proprio questo è il motivo per cui vi ho detto all'inizio che questo video mi ha colpito veramente tanto. Quando si tratta di brutalità, video shock, non ci sono tante persone che menzionano questo video tra i più tosti, ma per me lo è stato. Tutto ciò che posso dirvi, come detto prima, è che se questo tizio ha veramente commesso ciò per cui è stato accusato, se lo merita. E sì, il video dura circa 30-35 secondi, non è lungo, ma è estremamente esplicito e scioccante. Non vi consiglio di guardarvelo, come al solito io qui tengo una sorta di archivio di roba su internet, ma questo archivio esiste anche per non farvi venire la curiosità. Nel senso, adesso lo sapete che cosa c'è là dentro, non ha senso andarlo a vedere. Ho visto varie notizie sul video effettivo, ma nulla che documenti più nel dettaglio che cosa è successo al tizio dopo questo video, quindi non sappiamo se è vivo, se è morto, non sappiamo niente. Immagino che, avendo una copiosa perdita da quelle parti, ed essendo stato a contatto con un cane, ci sia stata qualche infezione. Quindi secondo me non è sopravvissuto, però non possiamo dirlo al 100%. Se qualcuno di voi sa che cosa è successo a questo tizio dopo questo video, può tranquillamente scriverlo qui sotto nei commenti. E se avete ulteriori informazioni su questa storia, sentitevi liberi di commentarla qui sotto. Sarei abbastanza interessato a sapere com'è finita. In realtà non avevo neanche tutta questa intenzione di fare un video su questa vicenda, però me l'avete chiesta così tanto, ma non in massa, proprio delle persone in particolare sono forse un anno che me lo chiedono e quindi eccoci qua. Per il resto spero di aver soddisfatto i vostri dubbi e le vostre curiosità. Nel prossimo video si spera Dio che mi vedrete con i capelli tagliati perché veramente non ce la faccio più. Però vabbè, se YouTube continua a fare capricci probabilmente vedrete prima capelli tagliati, poi no, poi sì, non si capirà niente. Comunque sia, grazie a tutti per essere stati qui con me anche oggi. Qui sotto in descrizione vi lascio tutto ciò che può servirvi, da Pumpling, TikTok, Instagram, tutto quanto. Per il resto ragazzi, veramente mi raccomando, cercate di... E noi ci vediamo alla prossima.